Uè, settimana scorsa il senatore Maurizio Gasparri si è scagliato contro Rocco Schiavone, una fiction Rai che vede Marco Giallini nei panni di un burbero poliziotto che, a quanto capito grazie all'intervento di Gasparri, passa il tempo a farsi le canne. Non credo succeda altro in 5 stagioni, sia ben chiaro, la serie non l'ho vista, mi baso sull'invettiva di Gasparri. Ho deciso quindi di preparare una sceneggiatura per una fiction da prima serata adatta a tutta la famiglia, che non traumatizzi i bambini e li mantenga sulla retta via. L'ho intitolata La maledizione della prima serata, la leggenda di Gasparro. Capitolo primo. Il prigioniero misterioso. Baia dei Pirati, 1720. È una notte strana alla Baia dei Pirati, situata in provincia di Bari. Così ho deciso di dare un twist un po' più patriota alla storia. Ci sarà pur stato qualche pirata a Bari, no? La luna piena illumina la superficie del mare, ora piatta e placida, dopo ore passate a sfogare le proprie frustrazioni tramite una delle tempeste più spaventose che i sette mari abbiano mai visto. Nella calma irreale, una mano stanca si aggrappa ad una corda calatale dall'alto. L'uomo stringe la cima facendo leva sulla disperazione più che sulle proprie forze. Se la avvolge attorno al polso ed affida all'ignoto le proprie speranze, mentre viene tirato su come un tonno che abbocca all'amo. Il corpo esanime viene violentemente rovesciato sul ponte di coperta e tirato su a forza da mani ruvide che gli spalancano gli occhi per obbligarlo a guardare. Lentamente, un'immagine si fa largo nella mente del malcapitato, mentre il suo cervello mette a fuoco il volto di un uomo. «Non è possibile! Tu sei il leggendario Gasparro, il pirata educatore!» «Ciao, troll! Tu boccheggiante tra i relitti e tua mamma sempre nero sul marciapiede? Brutta roba!» L'uomo raccoglie le forze e con un ultimo rigurgito di orgoglio prova a protestare. «Ma come si permette? Mia madre è una donna rispettabile!» «Taci, sterco verme, sei un cacasotto come tutti gli anonimi, ma noi vi identifichiamo grazie alla Polizia di Stato». Un'espressione di terrore si dipinge sul volto dell'uomo tonno, mentre si accorge che gli uomini che virilmente riuscivano a tenerlo in piedi altro non erano che rappresentanti delle nostre amate forze dell'ordine. Un saluto alle forze dell'ordine. I rappresentanti del governatore prendono a rovistare nelle tasche fradice del poveretto, estraendone un piccolo trofeo multicolore che porgono a Gasparro. Il dildo arcobaleno! Dunque la tua nave era la leggendaria farfalla integrale volante, guidata da Capitan Barilla. Patetico epilogo per Guido Barilla, passato dalla difesa della famiglia alla subalternità al lobby gay. Hashtag non compriamo più Barilla. Il dildo maledetto era uno dei più potenti talismani mai plasmati dalla lobby del pensiero unico, la setta creata con l'obiettivo di plagiare le giovani e deboli menti dei nostri bambini, che anni prima rubò la nave di Gasparro per sfregio al pirata educatore. La sento sempre più vicina. Presto riuscirò a riavere la mia vecchia nave, il vascello pirata della famiglia tradizionale e dei sacri valori italiani. La Pirla Nera. Una sensazione di euforia si sparge tra la ciurma, caricata a pallettoni dalle concessioni del capitano Gasparro. Sesso consenziente con i guerriglieri, e noi paghiamo! Forza Italia! È ora di festeggiare facendo vedere a questi straccioni gender come ci si diverte! Stappate il vino rosso Doc e scommettete al Super Enalotto! Un boato di approvazione si sparge tra la folla che, ordinatamente, si mette in fila al botteghino di bordo per comprare le schedine del Super Enalotto pagate rigorosamente in contanti, mentre Gasparro si gira verso l'inerme pescato, sferrandogli un poderoso calcio sulla milza che lo fa rotolare sul ponte umido. «E tu vai a riprendere mamma sul marciapiede, feccia!» Gasparro rientra nei propri alloggi mentre la vicepresidente del Senato, l'enorme galeone che il pirata si è meritato dopo anni di onorato servizio, lentamente si dirige verso la sua prossima meta. La testa del capitano ribolle di fermento mentre si addormenta, ripensando alle parole lette anni prima su una pergamena sgualcita. La maledizione della prima serata, lo spaventoso anatema lanciato dalla lobby del pensiero unico, può essere spezzata solo da colui il quale riesce ad entrare in possesso di tutti i talismani magici trafugati dal tesoro dell'imperatore del politicamente corretto. Il dildo arcobaleno, lo spinello oscuro, il bracciale della sostituzione etnica e la croce scrociata.
Signora mia, dove andremo a finire? Qualora un minore entri in contatto con uno dei talismani in fascia protetta prima della loro riunione, quest'ultimo cadrà per sempre vittima della maledizione, abbandonando per sempre la retta via e divenendo membro della lobby LGBTQ+. Capitolo secondo. Amore letale. È un nuovo giorno alla Baia dei Pirati, che ricordiamo essere in provincia di Bari. Il capitano Gasparro avanza tranquillo tra le pericolanti abitazioni del porto mentre si gusta una sigaretta nazionale, una di quelle buone e con il sapore di una volta, non come quelle schifezze chimiche che si fumano i giovani d'oggi. Il capitano ha da poco abbandonato il proprio vascello, lasciando i propri uomini liberi di godere di tutte le bellezze che la nostra amata Italia è in grado di offrire. Le donne, naturalmente non a pagamento, la cultura e il buon cibo, tra cui le famose ricchite della Cime d'Europe, fatte come una volta dalle nostre mamme. Sicuramente non avranno bisogno di nient'altro per sfogare i propri istinti animali, dopo mesi passati a navigare tra Barlette e Polignano Mur. Dopo essere passato dal CAF locale per consegnare la propria dichiarazione dei redditi, il nostro eroe si presenta davanti ad una porta all'apparenza anonima, spalancandola con forza. All'interno, una donna immediatamente interrompe le proprie attività, rivolgendosi con spavento al capitano che con tanta forza si era fatto strada nella stanza. «Mè, si prop nutribone, Gasparo, mo so scandat!» «Non importa, donna. È l'ora. L'ora dell'amore.» Gasparro scansa con un sol colpo la farina e le orecchiette dalla tavola di legno, sollevando con maschio vigore la donna e sbattendola sul ripiano ora sgombro. Dopodiché prende da una tasca le protezioni, che ricordiamo essere sempre fondamentali per la lotta alle malattie venere, ed una volta pronto dà il via ad un amplesso maschio che si protrae per svariate ore e in cui la sua lei cade in preda a svariati, numerosi e potentissimi orgasmi. Una volta finito, il nostro eroe finalmente si rivolge alla propria amata, sussurrandole all'orecchio. «Amore mio, una volta che tutto questo sarà finito, potremo finalmente sposarci e dar vita ad una famiglia tradizionale, smettendo di usare le protezioni e facendo l'amore al solo scopo di generare nuove, meravigliose vite, per poi addormentarsi, soddisfatto di aver fatto il proprio dovere di uomo. Pessima scelta. Il sonno è agitato, ma il risveglio è peggio. Gasparro si ritrova solo nella stanza. Del suo amore proibito non vi è traccia se non tramite una lettera spiegazzata che riporta poche parole dure e l'impronta di un bacio lasciato da un rossetto rosso. Rosso come il sangue. «Amore mio, mi dispiace. Mi vergogno profondamente di ciò che ho fatto, ma non ho potuto fare altrimenti. Una settimana fa un uomo si è presentato alla mia porta alle 21:30 mostrandomi uno strano bracciale con un pendente a forma di uomo muscoloso e pronto a rubarci il lavoro. Ti chiederai come ho fatto a capire che era pronto a rubarci il lavoro. Beh, era di colore. Ebbene, da quel momento ho sentito come un brivido in me. Sono cambiata. Ora non voglio fare altro che drogarmi ed accoglierli a casa mia. PS, sono anche diventata bisex. Avresti dovuto capirlo dal fatto che mi sono colorata i capelli di rosa. Questo è un ritratto di Mariolina, la mia nuova fiamma. Comunque, non ti dimenticherò mai.» Gasparro prese il ritratto tra le mani. Vi erano impresse due donne, con un cappello a strisce verdi, gialle, rosse e nere ed una maglietta con il simbolo della pace. Si abbracciavano, sembravano felici. Il capitano gettò il ritratto tra le fiamme del caminetto, commentando tra sé e sé: «Meno droga, più dieta. Messa male.» Sardonico aprì la porta e si incamminò verso l'approdo, dove il suo secondo in comando lo attendeva per poter riprendere il largo. «Andiamo!» disse Gasparro. «Ho scoperto che la maledizione della prima serata non colpisce solo i bambini. Non c'è più tempo da perdere. Siamo tutti in pericolo.» «Sì, signore!» rispose il secondo, mettendosi sull'attenti ed osservando il senatore salire la rampa della vicepresidente. Dopodiché, quando questi si fu allontanato, tirò fuori un mozzicone ancora acceso dalla cintura, fece un ultimo tiro e lanciò le ceneri ai pesci. Abdullah aveva ragione, questa roba è molto meglio del tabacco italico. Ora partiamo. Non vedo l'ora di incularmi i miei compagni di viaggio. Fine.
È tutto per oggi con questo cliffhanger, la puntata finisce qua, spero vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti se questa serie vi piace, naturalmente se avete contatti in Rai o Mediaset proponetegli pure le mie sceneggiature, perché chiaramente non vedo l'ora che ci facciano una serie. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video, se non siete iscritti iscrivetevi, lasciate un mi piace, condividete, commentate, di solito. Ciao!